ho detto, io dico delle cose, cosa ne pensate? Ma io comincio subito a dire le cose su cui non sono molto d'accordo che sono state dette, no? Qualcuna. Perché così almeno serve qualcosa, se no non serve niente. Ma per esempio non sono d'accordo sul fatto che l'ultima cosa che ha detto Franco, che il problema è che la sinistra deve unirsi. Se quello che la sinistra non è il PD, scusa, ci conosciamo, è un insieme patetico che non servirebbe assolutamente niente con le condizioni. Non sono ovviamente d'accordo a fare un partito operaio, dice le scampi, sarebbe una legliatura secondo me. Però parliamo delle robe. Non sono d'accordo che non sia stato giusto invece mettere nel film nelle cose gli stipendi che prendono i lavoratori oggi in cassa integrazione. Perché finché ce lo diciamo così noi, lo sappiamo già, e facciamo la figura di quelli che sono i poveretti, che sono i poveri. Quando, se questo invece deve uscire e lo deve guardare qualcun altro, queste cose non sono poi così risapute e così, come dire, pacifiche, no? Fermo restando che comunque queste cifre che venivano dette si riferiscono al primo anno di cassa integrazione, ma al secondo anno già queste cifre non saranno più quelle, perché i massimali tenderanno, perché tutte queste cose qui. E invece è importante invece la richiesta, e invece sono concordo direttamente con Vincenzo sul farsi la domanda perché la gente non è venuta. Allora io dico due cose. La prima è questa. Se questa gente non è venuta, in parte colpa loro, no? Uno non viene perché sceglie di non venire. Sono grandi, vaccinati, hanno gambe, occhio, orecchie, cuore, e quindi evidentemente non si ferma e non viene perché sceglie e fa la scelta. Ma questa scelta la fa perché evidentemente non ritiene di avere un percorso da fare, lo può fare per paura, e questo effettivamente c'è. La può fare per convinzione, la può fare perché non ritiene che quel percorso sia un percorso, diciamo così, che deve essere condiviso, perché preferisce fare altri percorsi, che sono i percorsi che ripropone loro, no? Preferisce fare altri percorsi, che sono i percorsi che magari ripropone un'altra organizzazione sindacale, non necessariamente quelle come dire, immediatamente disponibili a fare tutto a quello che dice il padrone, ma magari come la Fiove, che però comunque gli dice no, tu non devi andare là perché quello che possiamo fare lo facciamo noi, siamo noi la grande organizzazione, quello che ti garantisce, quello che è storica, no? Ecco, l'organizzazione storica del movimento operaio, questi grandi zero, e questo è quello che è. La Fiamozzi, insomma, con tutto quello che si comporta, quello che è successo stamattina, quello che è successo 15 giorni fa, quello che è successo in questi mesi, quello che è successo in questi anni. Questa è la questione. E perché non sono venuti? E perché questa proposta così, che è una proposta di resistenza, che è una proposta anzitutto di dire di verità, no? Tu, Macchione, conti palle, vai a dire che voi lo sviluppo di Torino, noi sappiamo che non è vero, dimostriamo e siamo qui per dirlo, tu Marchione conti palle e tu Fassino e Conte contate palle e siete servi di quella persona che dice che verrà qui e produrrà le macchine, e noi abbiamo già capito che neanche questo sarà vero, neanche le condizioni con tu, perché tu hai altri progetti in testa e i tuoi progetti non sono neanche progetti industriali ma sono progetti ancora una volta finanziari. Ebbene, questa cosa qui e con questa cosa è perché ovviamente non poteva essere di per sé aggregante per gli operai per i motivi stessi per cui a questo punto il Covas ha avuto un certo sviluppo e fatto che continua ad averlo anche la Mirafiori, ma poteva e in parte ha cominciato ad esserlo come uno degli elementi che si poteva e ha cercato immediatamente di non fare una battaglia chiusa all'interno o all'esterno ma comunque chiusa dentro la logica della fabbrica, dello scontro con Marchioni, tutto qua, ma ha cercato anche di aprirsi all'esterno, cioè di aprirsi alla città. E quindi questi sono gli elementi più positivi. Da una parte il fatto di essere comunque riusciti a reggere più di 30 giorni in una situazione in cui i primi giorni ci preoccupavamo se ci facessero qualche provocazione, e no, e quella roba lì invece il grosso senso di responsabilità che hanno avuto tutti i compagni nel saper gestire la situazione. Questa roba qui è importante.